La trasmissione sta per iniziare. Per favore, sto trasmettendo dal vivo. Sto trasmettendo dal vivo, non ci credo. Non ci credo, funziona Sto tutto. trasmettendo dal vivo, non ci credo. Funziona com'è tutto qua. Non ci credo, funziona tutto. Proviamo, proviamo cazzo belli. Funziona com'è tutto qua. Non ci credo, Cazzo belli, non funziona. funziona. Proviamo, cazzo belli. Proviamo, Funziona bro. com'è tutto qua. Cazzo Proviamo, belli, non bruh. funziona. Ok, bro, funziona però. Perché ho... Bruh. Cos'è che ci sta andando sul tuo Ok, computer? bro, funziona però. Cos'è che... Perché ho... Non è che c'è sotto il mio Cos'è streaming? che sta andando sul tuo Oh, computer? fermo, 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 fermo. Minchia, per poco non esplodeva tutto qua. Per poco non esplodeva tutto. Detto questo, momento spam. Momento spam, momento spam. Dubius mod anche qua, vado a lanciarmi. Ma Dubius, c'è scritto qua. Buonasera, saluto veloce a tutti. Ci vediamo domani mattina a sonno. Tra l'altro, ragazzi, ora che non c'è ancora nessuno, no? Sapete per questi occhiali? No, per favore, non clippate e non fate niente di strano. Guardate bene, mi sono appena svegliato. Guardate. Per favore. Fra, per fa. Fra, non sono occupato. Fra, guarda. Guarda. Come, cioè, come cazzo faccio a finire il gioco? Guarda come sono preso. Eccomi quindi com'è a coprire il covaggio. Perché su YouTube e non su Twitch? Perché in generale mi sembra sia una cosa migliore fare la live su YouTube in quanto. Per questa cosa super incredibile. Nel caso non fosse stata una challenge super incredibile, è meglio su Twitch. Mentre col fatto che una challenge super mega incredibile è meglio su YouTube perché rimane il VOD, l'algoritmo lo prende anche quando è finita e dice grande, sei fortissimo. Fra caffè, caffè pure, caffè serve. Ho preso vitamine perché su YouTube e non su YouTube quello lì giallo e viola, no, giallo e viola, giallo e nero. È perché praticamente YouTube è un attimo meglio, perché secondo me rosso è meglio. Fra, non ho comprato il succo di toro, purtroppo. Purtroppo non ho comprato il succo di toro. Scusatemi, ragazzi, se non ho comprato il succo di toro, però perdonatemi, per favore. Per favore, perdonatemi. Detto questo, non lo so, detto questo, non lo so. Giallo e viola ti fa l'Akers, esatto. Grazie, grazie mille, Kangemi. Grazie mille, Kangemi, però... Questi non sono occhiali normali, ripeto, questi sono, visto che siete qua dall'inizio, ragazzi, a voi posso mostrarlo, però non entra nessuno, non entra nessuno, guardate cosa c'è sotto. Covaggio. Covaggio, per favore, non entra nessuno, ragazzi. Quando arriverà qualcun altro, dite lì, ah sì, gli occhiali perché per sbagliare, ovviamente, per sbagliare, in realtà per coprire il covaggio. E detto questo, comunque, no, se, fa, cosa facciamo una best of 7? Ma cosa facciamo una best of 7? Per favore, cosa vuol dire? Bella, bella roba, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Super Knuckles, un embarrassing. Stop scherzo. Oh! Perché? Grande! Fortissimo! Oh, il bot! Il bot Koopa! Bot Koopa! Mamma mia! Oh, embarrassing, mamma mia! Troppo, troppo forte! Non ho fatto niente! troppo forte, cazzo! Quanto è forte sto bot? Boh. Boh. Content incredibile oggi, ragazzi, content incredibile. Pokémon Marco e Pokémon Fiero, esatto. Beh, cosa ha messo 19, fra? Cosa ha messo 19? Calmati, dai, calmati. Messo 19, messo 427.000. Comunque, boh. Non so, cioè, io il gioco non l'ho giocato, non ho neanche visto gli altri giocarlo. Ho visto, tipo, un po' mini spezzoni giocati da il mio amico Albert. Però, a parte il mio amico Albert che ha giocato mini spezzoni, non ho visto niente. Tra l'altro qua non ci posso giocare, cioè, se metto Marco Fiero, no? Cioè, verifica su internet se è disponibile. Io faccio verifica. E lui mi fa. Esatto, non mi diceva. Oh, funziona con lo spam! È fantastico, ragazzi, è fantastico. È tutto così bello, è tutto così bello. Cioè, funziona tutto. Noi siamo qua tranquilli nel chilling. Siamo qua nel chilling a aspettare il giochino. Volendo si poteva fare il trick di mettere Australia, Giappone e Cina come cose. Però, secondo me, non è, non gasa tanto, eh. Secondo me adesso non gasa così tanto. Bella, bella Lucas Ribelli, bella Jackson, bella Dracula Ardis, bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Bruh. Detto questo, oggi finiremo il gioco, ragazzi, oggi finiremo il gioco. Secondo voi, onesto, scommesse ragazzi, scommesse. Esce alle, sì, esce a mezzanotte esatte. Scommesse ragazzi. E si sveglierà prima mia sorella e proverà a coparmi. Si sveglierà mia mamma e proverà a coparmi. Oppure finisco il gioco. Onesto, onesto, secondo me. Mi aspetto che tra poco verrò copato. Tra poco verrò copato, secondo me.
Metti la Vaionination come sottofondo, non so cosa sia, però qua su YouTube qualsiasi cosa metti sottofondo ti copano, proprio ti copano di brutto. Io voglio evitare di essere copato. Scommetto che non duri più di 6, però cosa? Non so, duri più di 6 ore. Comunque non ho ancora messo niente di sottofondo perché ho intenzione di mettere il giochino sotto. No, Pietro non si sveglia. Ah, tra l'altro Pietro per andare alle medie, cioè lui spacca di brutto, cioè lui si sveglia tipo alle 6:30, si fa la doccia, fa tutto e va tipo lì mezz'ora prima. Cioè io alla solità quando andavo a scuola in prima mi svegliavo alle 7:50 e partivo di casa alle 5:55, arrivavo a scuola alle 8:05 sperando che non fosse chiuso. Secondo me si sveglia prima tua sorella e finisce il gioco. Anche secondo me, anche perché un'altra cosa, vi devo spiegare com'è sezionata la mia camera. Praticamente la mia camera non dovrebbe essere una camera per la partita, guys. Praticamente non dovrebbe essere una camera. Questo era un salotto che è stato diviso a metà, e in una parte dormiamo io e mio fratello, solo che oggi lui non dorme qua, e nell'altra parte dorme mia sorella, quindi non c'è una porta, quindi lei potrebbe sentire tutto, però sta dormendo. Se poi si sveglia sono finito, ragazzi. Io sono morto, ragazzi. Io sono morto, copato, è finito il giochino. Comunque, Violetto Baron di Scarlatto non cap, verissimo, infatti leggendario è molto più figo. Vediamo cosa ha combinato Game Freak con sto giochino. Fammi mod, vediamo. Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Streaming rischioso, esatto, cioè io rischio la morte, ragazzi. Questa cosa qua rischio la morte. Cioè se mia sorella si sveglia prima che io ancora scarichi il gioco è incredibile. Questa cosa è incredibile. Tanto YouTube, come YouTube non conta? Meglio YouTube o Twitch, ragazzi. Guardate che non è male, secondo me. Cioè, io smetterei di mancare di rispetto a mio fratello YouTube. Cioè, mio fratello YouTube spacca. Spacca di brutto. Tu puoi farmi. Twitch, no! Twitch è Gaza, ragazzi. Però non capisco perché tutti odiano YouTube. Tutti odiano mio fratello YouTube. Mi radono ai razzi nel culetto e sei molto più figo. L'altro è un amico dinosauro rosso. Ecco, mettilo nel titolo, finisco il gioco prima di venire colpito mia sorella, easy primo in tendenza. No, dai, cioè, evitiamo clickbait incredibile, ragazzi, facciamo una roba seria come finisco tutto il gioco Violetto. No, cosa? Come l'ho chiamato? Finisco tutto con Violetto appena esce. Era questo il titolo che volevo mettere, sì. Magari mettiamo pure hashtag Pokémon. Mettiamo pure hashtag Pokémon. Hashtag Pokémon, ecco. Eccoci. Ora sì che spacchiamo tutti, ragazzi. Ora sì che spacchiamo tutti. Ora è finita. La console è 8 minuti avanti. È vero. Perché? Scusa, ma quindi adesso. È vero, perché la mia console è così avanti? Sono. Perché la console non è sbagliato? Hai ragione. Qualcuno mi può spiegare come funzionano gli EV e gli EV in breve? Allora, evoco in posizione d'attacco Super Knuckles. Oh, calmatevi ragazzi, calmatevi. No, non la faccio a modi speedrun. Non è ancora possibile usare questo software, riprendo più tardi, avere consolidamente. What the fuck? Non so ragazzi, non so che fusione abbiamo a Marghera, però mi sa che devo resettare il coso, perché qua non funziona. Perché giustamente sono i 53. Quindi vediamo se posso. Cioè, senza far casino, eh. È finito il gioco, buildi subito. Ovviamente anche prima si builda. Anche mentre stiamo finendo. Comunque. Com'è che si va? Sistema, immagino. Build in questa live, ovviamente. Data e ora. Ok. E adesso? Funziona. Fatto. Fatto ragazzi, cioè io sono. Oddio, scusate se avete le cuffie, scusatemi ragazzi, non volevo coparvi, però devo farlo. Purtroppo il lavoro credo che lo prenderò più avanti. Ci può stare tranquillamente, prendi il tempo, tanto il hotspot uscirà a dicembre. Però i tornei cominceranno a gennaio. I tornei cominceranno a gennaio, cominceranno subito a spammare i tornei, subito così, boom, spam incredibili tornei, sicuramente. Sicuramente subito spam incredibili tornei a dicembre, però nel senso uno può, cioè, ci sono altre priorità nella vita. Ci sono assolutamente altre priorità nella vita. Quando puoi, prendilo, gioca e copa. Questa è la mentalità giusta. Comunque,
Comunque abbiamo fissato pure il fuso orario di Marghera, ragazzi, adesso sono le 23:55, eccoci qua. È una scarlatto Moncaezo? Assolutamente no. Assolutamente no. Assolutamente no, non è una scarlatto Moncaezo. Purtroppo non lo è. Anche questo è buono. Esatto, anche questo è buono. Vediamo se adesso gli occhi funzionano, vediamo. Non funziona. Perché sono così copati? Cioè, ho solamente dormito. Ho dormito 1 ora e mezza. Perché stanotte ho dormito tipo 5 ore, no? Quindi mi sono detto, se adesso io faccio la live di 24 ore, diciamo, per finire tutto il gioco, non ce la farò mai. Quindi riposiamo 1 ora e mezza. Ricarichiamo le batterie. E adesso sono copatissimo, però. Quindi mi tocca mettere questi bagagli. Anche se casa è brutto, onestamente, casa è brutto, cioè questa roba è troppo drip, ragazzi, troppo. La roba è drip qua. Qua la roba è drip purtroppo. E vediamo però, amico. Oh, il botto funziona di brutto. Seguimi su Instagram. Cazzo! Esatto, ho usato la melatonina e mi sono copato, esatto. Power nap fa. Non lo so, nel senso, non era power nap, io volevo solamente dormire. Onesto, io volevo solamente dormire. Sono Veneto? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Sono di molto vicino a Venezia. Se sei Veneto anche te, conosci sicuramente Marghera, capitale del mondo. Comunque, il banner dei commenti è terribile. C'hai ragione, bro, c'hai ragione, c'hai ragione. Però non fare. Cioè, non. Capito? Cioè, per favore, per favore. Non farlo, per favore. Ecco fatto, ora è fissato. Eccoci. Eccoci. Basta giocare, ragazzi, basta giocare. Sono Fiulano, ma sono di Pordenone, ergo diretto Veneto for the win. Non è male, non è male. Onesto. Ci sta. Pordenone ci sta. Ho visto l'altro giorno su TikTok una di Pordenone che diceva tipo: cosa non è fissato nulla? Guarda adesso, basta giocare, dai, basta giocare, basta giocare. Tutto perfetto adesso, tutto perfetto. Uno di Pordenone che diceva. Abito vicino a Venezia. Pordenone! Vicino a Venezia! Bro! Bro, ma cosa riduci? Ma cosa riduci? Così è perfetto, guarda, cioè, è fantastico! Tutto perfetto! Tutto perfetto! Meglio Udine o Trieste? Domanda della vita, domanda assolutamente della vita, meglio Udine o Trieste, ragazzi. Io ti dico Simba. Oh, siamo carichi qui o no, ragazzi? Siamo carichi o no? Cioè, qua vogliamo risposte, non soldi in realtà. Per favore. Vedo meglio i commenti che la schermata di gioco. Perfetto, cazzo. Perfetto. 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 Perfetto, cazzo. Perfetto. Ma il film esiste? Lascia il voto della live sul canale? Ovviamente, ragazzi, ovviamente. Per questo siamo qui in live su youtube.com. Ma che ti ha insegnato a fare i banner? Per favore, questo è perfetto, ragazzi. Questo è perfetto. Io prima sono entrato su YouTube e ho detto: chissà gli altri come hanno fatto il banner, dato che non sapevo come farlo, no? Ho visto tipo uno che aveva la cam piccola così, con tipo 200.000 iscritti. Che aveva la cam piccola così, una roba dello speedrunner di là di fianco. Ed era così. Aspettate, vi mostro com'era lui. Così era. Secondo? Così era. Bene, ragazzi, continuiamo. Oh cazzo, così vedete la mia forma originale. Non potete vedere ancora la mia forma originale. Bene, e niente, era così. Quindi, secondo me, così non è male. Cioè, onesto non è male. Da Marco Fiero sballo fiero. Perché sballo fiero? Oh cazzo, 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 cazzo. Per favore, mai più, cazzo. Sono 59, sono 59, ragazzi, sono 59. Il mio gioco preferito sta per uscire. Il mio gioco preferito Pokémon sta per uscire. Dai, 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 cazzo. Dai cazzo, 59. Esatto. Anche secondo me la roba è clean qua. Secondo me la roba è clean. Però se sempre odiare la roba è clean. Sempre odiare. Non si può riscontrare zombie su YouTube. Brom. Bruh. Qui la roba è clean. Dai. Contenuto scaricabile, riparare più tardi, riavviare. Ma per favore, per favore. Quanto manca a mezzanotte? 18 secondi ragazzi, 18 secondi, mio Dio. Mio Dio, hype cazzo, hype. Hype cazzo. Hype. Dov'è? Dov'è l'hype? Dov'è l'hype che sei? Dov'è?
Ma perché il boss sta continuando a dare warning così? Oh mio Dio, mezzanotte, mezzanotte, ragazzi, mezzanotte. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Dai, cazzo, dai. No! No! Dai, ti prego. Mi ha scammato, ragazzi. Il gioco mi ha scammato. Cioè, io ho comprato il gioco così e non funziona. Non funziona. Ho comprato il gioco. Ho comprato il gioco. Fai maratona fino a quando lo finisci. Esattamente, esattamente, esattamente. Eccoci. Eccoci. Mi ha scammato, ragazzi. Il gioco mi ha scammato. Pokémon International Company Game Freak mi ha scammato. Partiamo male con Violetto. Team Violetto, ragazzi, o Team Caramello? Io sono per Team Violetto. Team Caramello non mi piace. Non funziona. Non funziona. Cosa? Non si crede nemmeno lui, basta giocare. Cioè, se non vuoi non ce la faccio, ragazzi. Basta, fammi giocare, bro. Ok, adesso sono il 0-1. Se adesso non funziona mi ha scammato, ragazzi. No! Non funziona un cazzo. Ma cosa è partita? Ma dove? Non è partito. Non è partito niente. Perché non funziona? Perché non funziona? Tenuto scaricabile. Riavvia la console, cede nuovamente. Spine accendi, ok, ma facciamolo. Facciamolo. Proviamo con la tecnica segreta di spegnere accendi. Oh. Fatemi spegnere veramente, eh. No, qua la roba è incredibile, ragazzi. Qua la roba è incredibile. Allora, ho tolto la Switch. Rimettiamola, riaccendiamola. Così spegni e accendi veramente. Sennò qui la roba è scam, ragazzi. C'è ragione. Spegni tutto completamente per adesso, eh. Qui la roba è scam. Accenditi per adesso. What the fuck? Ok. Ok, ci siamo. No, 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 no. Fermo, 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 fermo. Non voglio Pokémon spada. Oh, verifica in corso! Verifica in corso, verifica in corso, verifica in corso! Ci siamo, ragazzi, non ci siamo mai messo così tanto. Non ci siamo mai messo così tanto. Let's go! Let's go, cazzo! Let's go! Andiamo! 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 Italiano! 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 Oddio! Ragazzi, quali sono? Perché non mi spiace? Perché adesso spostarmi? Muovi lo sti... Ah, devo usare l'altro. Quale sono io? Funziona, ragazzi, funziona tutto, ci siamo! Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Ci siamo, eccoci! Eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci, ragazzi. Eccoci. 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 Il secondo. Allora, il secondo, anche perché questi sono incredibili. Questo è il secondo palese. Dai, dai, non siamo neanche qui. Non siamo neanche qui, ragazzi. Non siamo neanche qui a fare cose incredibili. 12, 12 robe. Perché Ita si può cambiare? No, semplicemente io avrò il gioco in italiano. Avrò il gioco in italiano, così posso leggere tranquillamente il gioco in italiano. Non posso leggere in inglese, ragazzi. Cioè, si può leggere in inglese. Più io quest'anno dovrò avere una traduzione in italiano e una in inglese. E la seconda sarà quella di mio fratello nella mia Switch. Quindi, oddio! Modifica i capelli, modifica l'aspetto? Attenzione, no, io certo che sono in inglese. Sono in inglese, ma di tutte le persone che non sanno l'inglese messe assieme, dai. Modifica i capelli. Quante cazzo di roba c'è? Oddio, subito! Posso vedere com'è? Io personalmente passo questa rasatura bassa. Non è male, rasatura bassa, eh? Non è male. Caschetto com'è? What the fuck? Beh, tirato indietro così l'amico. L'amico non è male, eh? L'amico non è male. Coda.
Cine no. Cos'è questa roba? Molto corti. Sì, ma io non ce l'ho così. Neanche così. A scudella! È l'Edgar. Dello corti, non ho dello corti. Non ho neanche il caschetto. Non ho questi io però. Cos'è pompature esattamente? Cosa cazzo è un pompature, ragazzi? Cos'è? Cos'è? No, io non ho queste robe. Cosa faccio? Taglio corto predefinito, no. Non ho questo, non c'è una fe... Cioè, c'era nell'altro gioco. Vabbè, è la statura bassa allora, mi sa. Cioè, se facciamo che io prendo i miei capelli, no? Metti i miei capelli, faccio così. Ci siamo quasi. No? Devo fare un po' così. Eccomi. Eccomi qua. Rasatura bassa. Eccomi, ragazzi. Ecco, rasatura bassa. C'è qualcos'altro che devo mettere? Colore capelli. Non è male, però... Impossibile, impossibile. Porto. Oh, la roba è swag però, eh. La roba è swag, Bordeaux. Oddio, quanto drippa con la camicetta così. Fagli avere i capelli come li avevi in spada, ma non c'è. Letteralmente non c'è quello. Cioè, che sono i capelli che ho adesso, non esiste. Capelli corti e basta non esistono qua, a quanto pare. Cioè... Qui la roba non esiste. Cioè, cosa vuol dire capelli? Cos'è sta roba? Capelli molto corti così? Quando mai? Quindi abbiamo questo. Fallo in combo con la cravatta violetta. Comunque io lascerei perdere qua Bordeaux, rosso incredibile. Rasatura bassa va benissimo. Rasatura bassa va benissimo. Nero, perfetto. E ok. Cioè, non c'è altro da mettere. Secondo me va bene così. C'è il codino, non possiedo codini, io non possiedo codini, andiamo avanti cazzo, andiamo avanti, si confermo, modifica l'aspetto, aspetto, ho già messo l'amico oscuretto, no, bello, non dico niente. Cosa cazzo è? No. Allora, cosa cambia da questo? Non cambia niente. Ammetti questo allora. Lenti. Io ho gli occhi neri. Non ci sono però neri, mi sa. Immagino ci siano, perché chi è che ha gli occhi neri? Ah, invece ci sono. Cioè, io ho gli occhi neri, guardate bene ragazzi. Io ho gli occhi neri. Ban istantaneo. Esatto, palesemente base istantaneo. Ciglio. Allora. Ok, io non dico niente. Bella a tutti ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Però io in realtà... Vabbè, questo non andiamo ad analizzare, questa roba. Mettiamo la cosa che va bene così, normale. Perfetto, va benissimo. Colore ciglia, ma benissimo, sopracciglia, io... Broam. Cos'era quella roba? Quante cazzo di sopracciglia ci sono? Io sarei più così, in realtà. Adesso io sarei più così. Bro? Ma cosa vuol dire? Che cazzo sono queste? Cosa sono? Ok, così è un pochino troppo, forse. Però son così grosse. No, non sono così grosse. Cioè così secondo me ci sta, dai, va bene. Quello sopracciglia. Prom, ok. Labbra, ma non ci sono tipo le labbra normali. Non lo so ragazzi, non lo so, vediamo bene. Comunque un figo sto personaggio. Onesto, sto personaggio spacca, ma io la barba me la sono tagliata 3 giorni fa e già adesso mi sono sempre crescendo i baffi. Vabbè, dai, due va bene, bello sicuro di sé. Lo sento. Broam.
Oh, nei. Nah. Togliamolo. Swag lentigini. Swag lentigini. Quando hai proprio visto sei identico a Mojiki, mio fratello. Swag lentigini, però ci stanno, però io non ho lentigini, quindi mi sa che swag lentigini vanno a cagare. Quindi mettiamo senza lentigini. Non lo so, io personalmente direi senza lentigini. Personalmente. Così, cioè, è venuto bene il personaggio, secondo me, eh. Cioè, guarda dietro. Però io non ho i capelli così bassi. Cioè, tanto swag, l'amico. L'amico è tanto swag. Cioè, la roba è tanto swag qua. E posso confermare? Com'è che si conferma, amico? Va bene così, va bene così. Perfetto, cioè, non vorrei perdere un'ora e mezza a confermare l'amico, però a me sembra swag. Non so voi ragazzi, ma a me l'amico sembra tanto swag. Cioè, ma tanto che tipo te lo vedi e dici, non è male, non è male. Oddio, italiano, Marco Fiero, Gasa, tutto pronto, andiamo. Salvataggio automatico addirittura, salvataggio automatico non è male. Uva, Pokémon Uva. Coltivare il talento individuale per creare un futuro rigoglioso. Suggestivo. Io lo considero suggestivo. Tanto si sente la musichetta. Fate vedere se si sente la musichetta. Ma certo che si sente. È arrivato il momento. Oddio, c'è Colossal, Talonflame. È arrivato il momento di entrare nel mondo di Pokémon. Lo sbaglio, ha laggato, amica. Mi presento, io sono Clavil, il preside dell'Accademia dell'Uva. Ovviamente non c'è scritto quello. Paldea è una regione ricca di natura e di terre rigogliose. Una regione in cui vivono delle creature che chiamiamo Pokémon. Queste creature, avvolte nel mistero, si possono trovare ovunque in grande numero. Oddio! Pawny? Com'è che si chiamava? Pawny? Ha laggato! I Pokémon vivono dappertutto, nei mari, nei cieli e persino nella nostra città. Noi viviamo in armonia con i Pokémon, aiutandoci a vicenda come possiamo. E l'Accademia Uva è qui per insegnare tutto ciò che bisogna sapere su queste creature. Persone provenienti da ogni regione si uniscono in questo istituto per imparare fianco a fianco. Ed è qui che gli allenatori si esercitano, lottando e crescendo insieme ai loro Pokémon. È vero! I nostri corsi sono appositamente creati per sviluppare il potenziale dei nostri alunni. Non so. Si uniscono noi, va bene. Si uniscono noi, spero ovviamente di avere la prossima domanda. Andiamo, cazzo, andiamo a studiare. Vedete che la scuola serviva a qualcosa, ragazzi. Andiamo. Dico sempre io, la scuola serviva. Ma cos'è quel lag lì? Cos'è quella roba? Basta! Non gasa quella lì dietro lì. Pokémon violetto. Ok. Facciamo uno skin. No. Ok. Ma è un cazzo stream, eccoci. Perché sta laggando il brutto, mi sta per spogliare tutto, ragazzi. Sta laggando tutto il brutto. Ah, scattissimo, appunto. Bravo, bene. Ci sta, ha senso, ha perfettamente senso. Ed è una cutscene. Come sei barbarico. C'ha ragione il bot, come sei barbarico. Sembra un misto tra Wii Sport Resort e Minecraft. Mi piace. Non lo so, io quello bene non ci ho mai giocato, ragazzi. Cioè, ovviamente so cos'è Minecraft, so cos'è Wii Sport, però non ci ho mai giocato, ovviamente.
detto questo, continuiamo, cazzo, continuiamo, andiamo. E posso uscire? Io non gli farei i compiti, va bene. Oddio! Perché mi muovo come... Guarda! Perché c'è quella linea che mi segue? Ma cosa vuol dire? Che c'è la linea lì che mi segue? Vabbè. What the fuck? Guarda. Mi muovo lentissimo perché non ho le scarpe da corsa. Oggi a Città e Percorsi vi poniamo uno speciale su Mesapolis, la città che ospita la famosissima accademia. E ora di andare. Poi dice la Switch. Non so cos'è la linea che compare. Non so cosa sia. Però mi sembra che su Sword and Shield non ci fosse, mi sembra. Non mi ricordo. Squo. Scuvette. Non è nuovo questo gioco? Non mi ricordo. No. No, Scuvette non è nuovo. Andiamo via. Non salutiamo la... Non siamo ancora pronto per la scuola. Ah, devo prendere qualcosa, a quanto pare. Ma perché? Muoviti, bro. Dai. Non posso entrare. Non vedo una linea verticale che scorre, no. Cioè, vedevo quella orizzontale. Quanto cazzo è grande casa. Ok. Ah, quella orizzontale, sì, sì. Ora, adesso però non sembra esserci più. Buongiorno, Marco Piero. Ah, ti sei già messo l'uniforme. D'altronde dai tutti i giorni di scuola. Della nuova scuola, va bene, ma penso che non so più nella pelle. Mi sa che dovremmo avere un po' di pazienza, tesoro. La scuola mi ha chiamato per aspettare ancora un po'. Pare che sia arrivata una cosa importantissima. Non è arrivata una cosa importantissima. Dindon. Deve essere quello che aspettavamo. No, ma sembra essere scomparsa la linea. Non so, magari si deve abituare. Non ho idea. Però non la vedo più io. O sbaglio. Però è lentissimo il gioco. Mi faccio nominare, lei non voglio, Marco Fiera, dico bene. Dico solo per ritardo, so che non vede l'ora di immatricolarsi alla nostra accademia. Ah, ma che sbagliato, mi sono ancora presentato. Io sono qua, il preside dell'Accademia UVA. Come hai visto, assolutamente così. Ok. Appena presentato si è mosso, si è vista, però va bene. Oddio, cosa sta succedendo qui sotto? Cosa sta succedendo ai miei pantaloni? Porca puttana! Porca puttana! Cosa cazzo sta succedendo ai pantaloni del mio amico? Oh signor Presidente, non c'è bisogno di venire persona. Sono... Cosa sta succedendo qua dietro? Sono responsabile di intera accademia, ciò che significa che devo farmi carico di un errore. Ecco i documenti necessari per l'immigrazione, nonché una spiegazione sulle varie strutture del nostro istituto. Ringrazio davvero, non c'è bisogno. Beh, visto che me qui posso offrire una tazza di tè. Ma no, non si scomodi. Marco Fiero, la mamma ha un paio di cose da discutere con il preside. Tu vai pure in camera tua e preparati per la scuola. Mi raccomando, non ti alzare il cappello, va bene? Signor preside, insisto. Va bene, dai, andiamo, cazzo. Attento, sta attento, signor preside. Sta attento, cazzo. Ma c'è... Posso andare a vedere le impostazioni? Perché magari la roba del testo voglio più veloce. Scelta gestione mosse, non so cosa sia. Oddio, avvio, invio automatico e box. Salta e filmati no, assolutamente no. Vibrazione di controllo, funzione del cubo, no? Si utilizza la funzione quando cadi in un punto elevato. Oh, interessante queste cose. Si sta rapando con la mamma, esatto, si deve calmare l'amico. Ma è perché è lentissimo più che altro, cioè... E perché c'è la linea mentre salgo le scale? Prendiamo il cappello, zainetto e quelle cose lì e andiamo. Non lo so, adesso non so per quale motivo fa così, però va bene. Prendo tanto X per aprire il menu principale, è quello che ho fatto praticamente prima, però va bene. Ma perché c'è... Dà fastidio sta cosa che si muove... Non sono ancora pronto per la scuola, ok bro, va bene. Oh sì, ora che sei pronto per il primo giorno. What? Camminare fa... Ma proprio... è lì però che prova a camminare e fare cose incredibili. Cioè bro, per favore, c'è un po' di decenza, per favore. Cioè non è che tu devi camminare a velocità di una scimmia morta.
Dai, va bene, concordo, va benissimo. Ah, ma che sbadato, oggi è una giornata, quasi dimenticavo di te la cosa più importante. Ma temo di non poterla consegnare qui, seguitemi, andiamo un attimo fuori. Ok. Cosa importante, cos'è di cosa si tratta? Usciamo, dai. Marco, buonissimo in live. Assolutamente sì, bro, assolutamente sì. La tv si sfonda la Texas scalata. Oppure i miei vestiti ce l'avevano. Oh, hell no! Ok, quando sto laggando? Ma cosa sta succedendo dietro? Sta succedendo cose strane, non so se è normale, però va bene. Lina, vede fuori tutti i cani proprio. Oh, ah, è qua che si sceglie. Qua si sceglie l'amico. Dunque, un momento, scegliere quale vuoi tra questi due Pokémon. Pokémon erbagatto, sbrigatito, coccodrillo e Shaddle. Coco, il Pokémon fuocodrillo. Coco. La roba è Quaxly anche secondo me, eh. Quaxly è il Pokémon anatroccolo. Anche secondo me la roba è Quaxly qua. Sono tutti e tre Pokémon davvero affettuosi, non si parlano mai da me. Sono tutti e tre molto belli, secondo me, a mio parere molto onesto, sono tutti e tre molto belli. Io penso pare siano interessati a lei che è questo vecchio Vegeta, eh. Sono molto curioso di quale sia la sua scelta, ma per il momento devo andare. What? Va bene, a lui va nella casetta di là, va bene. Scusa, io posso scegliere? Che modi raffinati. W Rizzo per l'amico. E questo Pokémon sono tre risorse, come si fa a scegliere uno solo? Esatto, posso prendere tutti e tre. Dopo essere stato concentrato un po' di tempo, che inizi di farti una bella passeggiata con loro per conoscerli meglio, vedrai il metodo migliore per sapere di più su di loro. Appena che tu ne vai, tieni eccoti un piccolo regalo per festeggiare il tuo primo Pokémon. Ma sei blando, di Selic? Della storia no, dei Pokémon sì. Tieni, ti ecco un piccolo regalo per festeggiare il primo giorno, portalo con te quando vai in giro, d'accordo? Ah, smartphone, ottimo, ok, ma la texture di Minecraft sulla siepe dietro. Basta piangere, basta piangere, basta piangere per favore. Basta piangere. Basta piangere. Oh, bello, 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 bello. Sono piccolissimi. Oddio. Ma posso già scegliere uno. No. Raggiungi la casa di fronte, che era quella lì. Ma sono troppo lento, cioè. Troppo lento, ragazzi. Quanto cazzo sono lento. Guardatevi. Schiacciali. Ci provo. What the fuck? What the fuck? Cos'era quella roba? Ok. Ma perché vado qui? Ah, posso correre! Posso correre! Sì, finalmente, cazzo! Perché cammina così? Ah. Eccomi ragazzi, eccoci. Eccoci cazzo, eccoci. Finalmente, dicevo, perché non andavo così lento? Adesso finalmente posso così a caso correre. Quanto svega il mio personaggio? Cioè, onesto ragazzi, quanto gaso? Agli. Oh, what the fuck? E l'amico cosa sta facendo là? Ok. Chi è quello lì? Il donatore di questi tre Pokémon? Calma, calma, calma. Ora mi interessa. Oh no, non proprio. Marco Fiero non ha deciso ancora quale Pokémon scegliere. Mi chiedo quale sarà il suo primo Pokémon. Non so, a volte c'è la linea, a volte non c'è. Non capisco. Adesso devo scegliere. Immagino che adesso io debba scegliere quale prendere. Beh, ciao, sei nuovo di questa parte? Non posso scegliere un cazzo, va bene. È arrivato più in fretta di quanto pensassi, bene.
Perplessimi, ma quindi questo ragazzo è... Esatto, lui è Marco Fiero, un nuovo studente dell'Accademia. Allora ci avevo ricordato, si è appena trasferito vicino a casa mia, vero? Non vi vorrei riconoscere di persona. Piacere, io sono Nemi. Di solito sto al dormitorio, ma siamo comunque vicini di casa. Possibile rubare uno starter. Cioè, un'ora e mezza per rubare uno starter è incredibile. Ti va di interi amici? Io ti direi più no, io sarei più per un no. No, non posso dire no. Sono molto spaventato. Però... Vabbè, non andiamo in particolare. Se era la situazione era contrario. Era lei dire no a tutti. Oh, coglione, 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 per favore, per favore. Sono una società incredibile. Ed è rango campione, non so cosa sia. Nonché una bellissima... Ok. Gli porto matta per otto Pokémon. Anzi, un'idea, facciamo una subito. Ma quindi è rivale. Prendo calma, spesso siete compagni di classe, avete tutto il tempo che volete per lottare, per conoscere naturalmente. Se facciamo subito la lotta, mi sa che... Esatto, così si dodge la friend. Palese, palese 100%. Maker Chase, 100%. Mi sa sia così, Mi sembra sia così. Ci ho detto, caro Marco Fiero. Ha deciso quel Pokémon di entrare al suo compagno? A me piace un botto il Pokémon al centro, anche sapendo cosa diventa. Cioè, io competitivamente so cosa diventano. Oddio, perché si è zoomato così? Oddio. Cioè, lui mi sembrava un po' una pippa rispetto a questi due. Mi sembra, competitivamente. Però... il gatto in realtà a me di solito fa cagare. Ho un gatto, ma mi piace semplicemente perché è disabile. E non è come un gatto normale. Quindi prendiamo il Paperotto, secondo me, è palese. Se state contro la natura è incredibile. Wax. Oddio no! Guardate sotto! Guardate sotto! Guardate sotto! Guardate sotto, ragazzi! Cos'era quella roba? Sì, lo so che il tipo acqua diventa un tipo lotta con arroganza. E infatti ho già registrato, editato, fatto tutto il video di come giocare quell'amico gigante potentissimo. Comunque è troppo bello quella roba lì, Questo è Quax, sì, un po' come tipo acqua. Sono tranquilla, ma sui miei cose va bene. Ho perso prima mezz'ora. Tranquillo, bro, tranquillo. Ci sono ancora 15 ore. 27.000 ore in realtà. Ma i suoi pontissimi getti d'acqua possono va bene. Così l'incendio è ottimo. Sì, lo voglio. Gli diamo qualche nick. Accetto Quax. L'ombra è incredibile, Queste ombre sono abbastanza incredibili. Onesto, ragazzi. Queste ombre. Non lo so. Io dico solamente non lo so. Un Chad Quaxley, non so se hai visto cosa diventa, però non lo so, vuoi dare un soprannome? Anzi, facciamo che non gli diamo un soprannome. Io quando decido di non mettere il soprannome all'amico, eccoci, ogni volta che decido di non mettere il soprannome all'amico. What the fuck? Straswag l'amico comunque, sembra proprio che questo sia affezionato a lei, mio caro ragazzo. Non cosa per un Pokémon, va bene, metto un Pokémon per farlo riposare, perfetto. Sento Quaxley, ebbene sì. Signor Clavel, posso anche uscire uno di questi Pokémon? Ah, lei, scusate, era rango campione e non aveva niente. Cioè, com'è possibile che aveva rango campione e posso partire a zero? Quindi avevo giocato. Farebbe bene mettersi nei panni di chi ha iniziato appena iniziato. Quindi lei aveva già occupato tutti. Prende fuoco qua. Se ho la stab è finita per tutti, Se io ho la stab è finita per tutti. L'avete fatto su United Giocatori Mobile. Io non so cosa voglia dire, però non lo so. Ora che abbiamo scelto un Pokémon, non ci resta che lottare. Sulla spiaggia. La spiaggia non è male. Forse il bastone della nostra Nemi pilota è un po' troppo ardente. Le consiglio di affrontarla, sarebbe un ottimo modo per fondire i legami con il suo Pokémon. Ok. La mappa, sposta l'inquadratura, parla.
Scudo autonomo permette di usare automaticamente strumenti della borsa per creare dei Pokémon. Per vedere questa funzione utilizza un Pokémon per il pulsante. Io passo. Ma io quindi ho le cure? Non ho cure. Non ho un cazzo. Dov'è che si vedono i Pokémon? Non è che vedo com'è messo il mio Pokémon. Se non arrivi a quanto scritto prima di finire il gioco mi riscrivo. C'è ragione. È spammato da qualcuno, ragazzi, iscrivetevi, cazzo, iscrivetevi, dai, per favore, iscrivetevi. Vedi, cazzo, iscrivetevi, ragazzi, state guardando, iscrivetevi. Cosa stai facendo tu? Oh! Ma su qui è fuori. Com'è che smetto di camminare come... Ah, ok, basta premere B. La grafica di Stumble Guys hanno cambiato solamente le forme, è incredibile. Vieni, sono qui. Cosa stai facendo, bro? Stai facendo? Eccoci, con un Pokémon sul branco, noi possiamo essere allenatori. Si sa come allenatori è quello di lottare insieme ai propri Pokémon, nel modo da farli diventare sempre più forti. Allora, perché siamo a lottare? Sì. Va, ci siamo, non sto più nella pelle, vediamo che manderà in campo stavolta. Giovanni Nemi. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Mi raccomando, non si dimentichi che Marco Fiero questa prima lotta. Dai, tanto faccio il culo, dai, non serve che fai. Oh, piccoletto prima, dai. Due passi indietro e ti copo. Timo, ma perché ci vuole così tanto, dai? Altra sfida, ok. Fococò. Quaxly. Questa è per un'altra volta, non gole, mi raccomando. Oh, mossa acqua. Togliti. Togliti per favore. Marciare più veloce, ok. Questo è l'acqua. Ottimi danni, ciao. Hai preso Quaxly solo per il competitivo, è vero? Non solamente perché mi sembra più forte competitivamente, ma così, cioè, in realtà probabilmente il più carino, il più puccioso, sono tutti e tre molto pucciosi, belli e tutto. Però è molto divertente anche l'amico da gigante. Da gigante Quaxly è divertente, vi dico solamente che è divertente, magari non l'avete visto. Avrei voluto che mettesse in campo 6 Pokémon fully evolved. Wow, te la cavi bene. $300, let's go! Non è mica... Per tutti vince prima lotta? Bravo! Davvero ben fatto. Hai la stoffa per diventare tostissimo. Che dici di una vincita veloce? Una... Facciamolo, facciamolo. Ti rifaccio il culo. Pistola d'acqua di nuovo. Perché sei venuto a caso? Basta piangere. Ultimamente mi sembra che Quaxly, non voglio morfiero, debbano recuperare forze. Ma cosa? Volevo occupare di nuovo io. Perdonami. Non vedo l'ora di aiutare di nuovo. Oh, ok. Sì signore, posi Marco Fiero, visto che sei appena alto, da una dritta. Ma ti ho fatto culo, c'è un'app. Un'app? Ho il telefono. Ah. Il telefono, ok. Adesso dobbiamo salvare i Pokémon sul tuo smart rotomo. I Pokémon verranno registrati automaticamente tutti i Pokémon che catturerai. È uno strumento indispensabile per tutti gli allenatori. Per tutti i bei allenatori. Penso che l'ha programmato il professor Zim. Chi è il professor Zim adesso? In persona però. Cioè in persona va bene, però chi è il professor Zim? Quando ero giovane io dovevamo rincorrere le vecchie buone carte penna per sfidare i nostri Pokédex. Ah, oh, com'è cambiato il mondo. Un Pokédex scritto a mano, non riesco neanche a immaginare che faticaccia sarebbe. Dove un'esperienza diversa. Cioè, in mente una squadra catturiamo sentimento. Ovviamente non so che Pokémon ci sono. Quindi non... palesemente catturiamo sentimento, ma proprio 100%, 1000 per 1000 ragazzi, cioè io non so un cazzo, quindi andiamo. Ma poi questa, non ho visto niente di sta roba. Ho visto giusto 10 minuti in parti a caso del gioco vedendo un mio amico giocare, però a parte quello niente. Non so neanche dove erano quelle parti in realtà. Allora, prima di andare in accademia, se no come si fa? Prendi un pulsante meno per aprire l'app Pokédex sul tuo smart rotom, puoi anche aprire l'app Pokédex premendo pulsante X nella mappa, ok.
Dai, così non sono lento però. Almeno quella. Meno così non sembra molto lento. Devo andare, penso, dove c'è il coso? Da qua che mi aspetta? What the fuck? Perché sta parlando con mia madre? Ma ciao tesoro, sento che Nemi ti sta accompagnando a scuola, giusto? Non si preoccupi, signora, ci penso io, Marco Fiero. Vedi l'estate? È vero, non c'è il track qua. È bello sapere che mio figlio si è già fatto un'amica. W mamma ragazzi, W mamma. Ho dato un'occhiata all'opuscolo della scuola e pare che avrai degli eccellenti professori, per non parlare di tutti i servizi che avrai a disposizione. Che meraviglia. Sì, mi diverto di brutto. Con Damien al mio fianco, cazzo. Gasa. Oggi in poi vivrai al dormitorio, quindi voglio che tu prometta che mangerai come si deve. Quindi c'è il pranzo sacco che ti ho preparato e anche la tua paghetta. Mi raccomando, niente spese folli. Hai tenuto il panino. Dimenticavo, prendi anche queste. 5 pozioni? Minghe. Non è male, non è male, non è male. Pizza tenete abbastanza, andate su, fate attenzione. Ok. Facciamolo. Tua madre è proprio gentile. Ah sì, dovevo spiegarti come si catturano i Pokémon. Andata, panino. Prendere panino così è incredibile, vieni per di qua. E si muove? Ah, ok. Non l'avevo buggato. Dov'è che è? Ah, qua c'è il percorso. Comunque io qua mi perderò di brutto. Sentiero di Dosilla. What? Eccoti Marco Fiero, qua comincio a sentire Dosilla. Essendo open world comunque sarà molto più strano rispetto al solito, dato che io non ho mai giocato sta roba così. Ovvero la strada da cui la nostra grande avventura avrà inizio. A differenza della città, le strade campestri e l'erba alta pullulano di Pokémon selvatici. Ok. Va bene, sì, vado vicino e mi attaccano, cose molto standard, quindi non serve che... Leggiamolo. Come il gioco fino ad ora, devo aspettare fino a domani per giocare. Oh, non mi sembra male. L'unica cosa è che a volte ci sono delle linee incredibili, però... Non so, magari era la Switch che non stava capendo. Le ombre sono un po' incredibili, cioè, guardate bene l'ombra là sotto. Le ombre sono un po' incredibili, però a parte quello... Ci sta. La pratica è meglio la teoria, ma qui fiero provo a lottare con quel Pokémon. Lechonk. Si chiama, mi sembra. Ah, fatto da solo. Ah, posso direttamente catturarlo? Io prima gli tiro la pistola acqua, speriamo di non killarlo. Ok. E ora catturiamolo. Mi sembra lento, non so perché, ma mi dà l'impressione che sia tutto lento. Non è che ho giocato troppo l'Iron Man Kaizo, però non so, mi sembra molto lento l'amico. Lechonk, Paco Magistrato, si nutre esclusivamente del cibo privilegiato, il suo corpo emette un odore di erbe che Paco quello altro lo detestano. Scorreggia in poche parole. Lechonk è stato aggiunto alla squadra. Ok. Purtroppo gli emulatori hanno esecutato alle tempistiche Pokémon, esattamente. Oh, grandissimo successo, primo colpo. Io faccio un po' pena la cattura, magari puoi segnare qualcosa tu, Marco Fiero. Comunque, mi hai detto che la cattura riesca al primo colpo, quindi è meglio che ti porti dietro qualche altra Pokémon. Dammi tipo 30. 10, va bene. In ogni caso, il trucco è semplice, indebolisci il Pokémon e poi lancio una Pokémon. Facile, no? Ricordatelo sempre. Va bene, sì, andiamo. Ora faremo fino al faro, ok. Vediamo che Pokémon ci sono. Nell'erba alta, nel grotto, dove è Pokémon selvatici. Ok, dagli... No, vagli incontro per iniziare subito la lotta. Rivolgersi verso un Pokémon selvatico e premi ZR per lanciare una Pokéball dall'inizio della lotta, una tecnica perfetta per i Pokémon sugli alberi che volano alto nel cielo. Ah, quindi posso anche triggare i Pokémon. Ma se io vado qua, posso trovare Pokémon?
devo per forza trovarli fuori. Perché non mi sembra di trovarli. Cos'è sta roba? What the fuck? Ah, una pozione. Bello. C'è più spazio tra un evento e l'altro a schermo, dici? In che senso? Ma cos'è sta roba? What the fuck is this? Cos'è? Boh, prendiamolo. Taruncula. Non so cosa sia. Tanto entrerà subito perché sono il più forte. Non ci ha lasciato uno strumento dietro, è incredibile. Taruncula. Eccolo. Poco. Ok, le chonk ce abbiamo già. Vediamo se ci sono altri Pokémon qua. Hoppip, non mi interessa, fa schifo. Al massimo prendo i Pokémon nuovi, cioè quelli vecchi mi fanno cagare. Comunque mi sembra pieno di strumenti. Che è una cosa che ho visto anche in 10 minuti che ho visto giocando. Che ho visto giocare il mio amico. Cioè. Puoi prendere una cosa. Ah, no, devi cliccare A, ok. Bisogna anche cliccare A. Interessante. Interessante. Tipo che se ti parla e dopo tirare Pokémon passa un periodo di tempo da quando chiude il dialogo e quando fa il gesto. Ma quello sì, ma mi sembra sia sempre così. Ah, quello è Scatterbug, mi sembra si chiami. Pokémon Sega. No, diciamo che non ci interessa. The fuck? Vitalizzante, non è male. Perché sta cambiando così? Cos'è questa cosa? La Scatterbug non mi interessa, tanto sappiamo già cosa sono. Ok, antidoto. No, non mi sembra male, cioè sta cosa non va lenta. Quindi già ci sta. Cos'è, cosa è successo all'albero? Interessante. Interessante questa cosa, va bene. Cos'è? Ah, sto dicendo c'è spugna, ci sa. Penso che abbia preso tipo tutti gli strumenti? Quasi. Baccaliegio. Capsubili. È vero che sei su YR, non so cosa. Sì, senti YouTube? Assolutamente sì, eccomi qua. Ah, oh no, ho scoperto che sei in metro. Esatto, questa è una simulazione. Che cos'è stato? Wow, quando ho sentito questo verso potrebbe essere un po' con forte. Wow, è incredibile. Devo vedere da dove provenisse. Va bene, però voglio altri strumenti io. Bello per farmare strumenti. Scopri la fonte del verso. Non so perché, ma adesso sto cominciando ad andare più veloce. Prima ero lentissimo. Adesso non è il momento di andare per di qua. What? Ma c'è scritto lì per di là. C'è quello che ti cavo il prime. Broam. Ah, basta andare di qua, ok. Ok. Cos'è? Cos'è? Ha un dumo che... è leggendario. Però spento. Non era tipo acceso un tempo. Wow. Cioè lui si è buttato da 500 metri e non si è fatto un cazzo. Verifichiamo. L'acqua è strafinta. L'acqua è strafinta, però va bene. Mm.
questo Pokémon misterioso, se non aver perso le forze. Perché non provo a dargli. Diamogli il panino. Domani provo a usare il mio cellulare come paracadute. Chomp chomp. Chomp chomp è incredibile, eh? Chomp chomp onesto è incredibile, però va bene. Wow. Cosa sono quelle ondine in mezzo allo schermo? Io onesto non so di che cosa si tratta, però andiamo avanti. Guarda, una moto spiaggiata. Wow. Papà sta morendo, basta dargli un panino. Non provate con vostra nonna, ragazzi, per favore, non provate con vostra nonna. Il bro è incazzato. Di nuovo adesso. Quanto è figo! Quanto cazzo è bello, ragazzi. Non provate con la vostra moto, è incredibile. Comunque, lasciando i Pokémon nuovi, sono troppo in hype, le nuove forme passato e futuro sono bellissime. Quelle decisamente sì. What the fuck? Ah? Sei andato il billone? Posso entrare? Chiedo, eh. Posso entrare là o no? Chiedo perché magari mi interessa, posso entrare e poi caso. Chiedo. E tra l'altro mi sono accorto adesso, ragazzi, mi sono dimenticato di dirlo prima. Se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace alla live, cazzo. Lasciate un mi piace alla live, cioè. È bella sta live, secondo me. Gas di brutto. E sono più veloce dell'amico. Ma lo sto seguendo, cioè sto facendo bene a seguirlo oppure no? Oddio, che figata. Figata sta roba. In centro parcheggi o lega il palo? Legarlo al palo in centro è abbastanza un rischio, mi sa che lo parcheggio. Parcheggio più antifurto. Come si fa a dire che è bello sto coso? I Pokémon erano belli quando erano animali credibili, poi abbiamo iniziato con i gelati e le rotelle, ora le moto volanti. È bello questo, cioè dire che questo non è bello vuol dire che non ti piace neanche Star Wars. Io non ho mai visto Star Wars, però comunque so che a tutti piace. Eccoti, come stai? Sei ancora tutto intero? Tutto ok. Non sei domani, mi siete in colpa, non sono stato io che vi. Comunque, non so se riesco a leggere perché a me fa male la gola dopo 50 minuti. Porca puttana. Dopo 50 minuti mi fa malissimo la gola, è incredibile. Star Wars, ok, questo Pokémon ok, ma non bello, ricordiamo che anche C18 è un bottone, pure vede tutti. Ecco. Donald Trump. Pokémon. Funziona, ma perché sto seguendo l'amico? Diglett, ok. Ho lasciato lo strumento indietro, ma sì, ma sti cazzi ragazzi, giusto se lascio gli strumenti. Tanto non serve fare tutto perfetto, prendere tutto e copare tutti. Oddio. Quanti cazzo sono? Beh, lui farà tipo terremoto giocare a tutti, immagino. Non era quello che mi aspettavo. Di questo fatto sono un po' aggressivi. Non guardo il corpo, ma è sempre meglio. Che male la gola, che male la gola. Ho letto per 40 minuti, ragazzi, mi sta esplodendo la gola, cioè, ma che cazzo vuol dire?
riuscito a utilizzare quel massimo mega potenza. Ma cos'è quella mossa? Non so perché cammini così, ma non ti vergogni? Sta succedendo qualcosa? È dietro di te. Ah, vabbè. LOL. Houndoom. Houndoom è incredibile. Vabbè, io lo cubo, no? Gli sono con... No. What the fuck? Secondo me dire che qualcosa non è figo è che parli di brutto, cioè... Cazzo... Che fa tipo terremoto sotto di tutti, la gran voce qualcosa. Pure me ha circondato, che cazzo c'entro io? Sono un Pokémon. Mi sembra un Pokémon. Mi sembra un Pokémon. Io adesso non sembro un Pokémon. Guarda, ma è incredibile. Dopo 50 minuti ho perso la voce. Ho perso come entra la voce. Dopo non riuscirò più a parlare. Oh. Lungata. Incredibile che Pokémon imponente si è salvato per il rotto della cuffia. Nuovo. È troppo triste così però. Questo cambio di forma così promesso con testa bene, è difficile dirci. È un mistero anche per te, eh? Sì, tanto mistero, come stai dicendo? La tua prenotazione What the fuck? Posso salire adesso? Ti prego, dimmi che posso salire. Bravo. Sono il mio telefono, per me non c'è problema. Lasciare le 670 di bersaglio scappare da un po' di audio. Ecco. Come te a caso, ok, grazie. Studiando di biologia ho scoperto che le moto fanno film di quelle. Certo, non è proprio si piace i panini. Ci sta. Io sempre detto che sempre è una cosa buona studiare. Sempre detto. E la gente non mi crede. What the fuck? Posso salire? Ma fammi salire. No, ok. Non è che posso salire. Quando è che posso salire solo amico? Oh my god, boh. Lavoro in un casa. Ma che è? Che è questo qua? Che ci fai qui? Oddio, stai combinando. Se io faccio la live incredibile, non voglio dormire quando c'è tutto il gioco e esplodo dopo un'ora, è la cosa più incredibile che abbia mai visto. Faccio tutto il gioco, ragazzi, tutto il gioco, senza dormire. E poi esplodo dopo un'ora perché perdo la voce. Io non ho parole. Io non ho parole. Miraidon si chiama. Pepe. Pepe. Davvero è l'imbarazzo. È l'imbarazzo incredibile se funziona così. Ok, meriti il like. La ricompensa Steam personale per 5 minuti. Perché vuole sfidare? Ma che cazzo vuoi sfidarmi? Ti colpo io. Perché stai giocando?
cazzo vuoi tu qua? Cioè, c'è 50 anni. Boh. Ok, vinco. Questo Pokémon è nuovo di ottava, mi sembra di ottava. Non è mini... Com'è che si chiamava lì quel coso che faceva belli, dramma, Grident? Non è mini Grident questo? Quindi immagino sia di ottava. Immagino, eh? Quando è che arriva la prima palestra? Sono lontanissimo tipo, mi sa. Brom. Dove sugli alberi quando gli scuoti spada e scudo. Anche questo particolare non lo conoscevo, però va bene. E infatti Marco Piero, non avevo speranza tanto con un Pokémon appena catturato. Se hai intenzione di prenderti cura di Miraidon, tieni, ti servirà. La Pokémon di Miraidon. Ah, era una lotta per Miraidon, se perdevo non avevo l'amico. E togliti. So, adesso posso... C'ero nel team? No. Non ce l'ho nel team, vero? Lui è entrato nel frattempo, eh. Forse ce l'ho nel team. Fare sfida la prossima volta, va bene, faremo sfida la prossima volta. Questo cos'è il faro? Posso utilizzarlo? Com'è che lo utilizzo? Ma dov'è? Ah, eccolo giù. E non posso utilizzarlo però, è giù. Sì. Che l'amico si muove così? Perché si muove così? Area 1 sud. Ok. Vede Mesapoli. E cosa c'è a Mesapoli? Ricorda Amphros? Ah no, il nostro ufficio con la Pokémon è la nostra scuola. Andiamo. Io ho perso la voce, ho perso come la voce. Porca puttana. Dopo un'ora ho perso la voce. Brom. Potete aprire l'occhio, erba alte foreste. Benvenuto a Paldea. Andiamo. Andiamo un gazzo. Prima cosa andiamo a Platea e lungo la strada. Andiamo. Posso usare Miraidon, ti prego. Si chiama Miraidon questo? Com'è che è Miraidon e Coraidon tipo il leggendario, giusto? Non c'è il Battlefoot. No, non voglio tornare dove ero prima. Ma posso mettere l'amico? Non posso mettere l'amico. Era di qua la strada, no? C'è modo per aprirla? Com'è che si apriva la mappa? Ah. Ok, what the fuck? Boh. Non so se sarà giusta. Mi sa di no. Io vi devo già lasciare che domani all'uni. Che nuda. What the fuck? Buona live, buon divertimento a 4V per me che non ho neanche Switch. Bella. Bella chi. What the fuck? Comunque questo gioco è incredibile ragazzi, bellissimo gioco. Il miglior gioco dell'anno. Eldegoss, no. Non so cosa fosse quello. Non so neanche dove sono finito, Dusilla. Non era dove doveva arrivare, vero? Non mi sono spoilerato l'evo di Booper. Cioè probabilmente l'ho visto però non so, non sapevo che era l'evo di Booper. Caso
Perché sono tornato qua? Com'è che si apre la mappa? Cosa sto facendo su qua? Com'è che si apre la mappa? Esattamente. Forse Y, eh? Ah sì. Ok, grazie. E me... devo andare qua. Ah. Oddio, subito che devo andare di qua. No? Oddio, strumento. Io sto gioco non lo supererò mai, ragazzi, non finirò mai sto gioco. Cioè... come faccio andare di là? È GTA sta cosa. Bro, amo. Non arriverò mai, non finirò mai questo gioco. Come arrivo di là? Come cazzo si arriva di là? Non c'è un'entrata. Lì c'è casa mia. Se vado di qua, da casa mia, e faccio il giro, cosa succede? Niente, non c'è niente qua. Che un cazzo. Poi c'è il dietro di casa mia, però. Prendiamo lo strumento. Tanto è mio. Non lo so. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. No! What the fuck? Com'è che arrivo lì? Devo salire di qua, mi sa. Perché non posso usare l'amico qua sotto? Corai, terra corai tunese. La tecnologia. Ah, questo è il tipo che esiste sempre. Sentiero di Dosilla. Pollici. Cose. Di qua posso passare. Qui. La fuzia terra strumentese, prendiamola. Due pozioni. Ma quanti strumenti ci sono in questo gioco esattamente? Cioè, troppi. Dai. No. Fai il cielo. Fai il cielo. Fai il cielo. The fuck? Etere. Ottimo per la lega. Qui non posso salire, vero? No. Sono arrivato? Allora, siamo al faro di nuovo. What? Sono il giocatore più sega di sempre a ste robe, però c'è il sentiero, basterebbe seguire il sentiero, no? Cioè ci arrivo se seguo il sentiero. In teoria. Eccoci. Questo è un allenatore, copiamolo. Vuoi farti copare? Diego Marocchino. Ah no, Marmocchio. What the fuck? Cuor di leone. Interessante. Bello che le ombre dei labbri sono perfette, quindi gli esseri distintivi del brand sono cose appunto impennando. La gente si lamentava degli alberi a quanto pare, non dei Pokémon. Quindi Pokémon ha detto vaffanculo. Facciamo così. Infatti, dovevo io che se... in realtà neanche l'ho giocato leggende Pokémon Arceus, però immaginavo fosse così. Ti ho occupato, togli. È tanto l'otto adesso? Sono ben livellato. Non penso, non ho fatto Pokémon selvatici.
Sto facendo Hardcore Nuzlocke Iron Man Kaiju. Se gli dicono che i Pokémon sono forti, sì. Interessante. Cos'è questo? Pannolino. Ah, ma non è tipo il mini Boltund. Quello è il centro Pokémon. Mi sa di sì. Quello mi sa di centro Pokémon. Questo è il tuo centro Pokémon. All'aperto. Ok. Questo l'avevo già visto, sin dopo quando l'ho aperto l'avevo già visto. E quello cos'è? Macchina metti, ti permette di creare metti con quel segnale nuove mosse di vapore. Cane lì è monoferi, ma non era mini molto quello. Come non c'è qui, redietro spring. Un sacco di materiali. Interessante. Devo far riposare l'amico. Chiedi un consiglio. What? Ci sono detto l'ennesimo waifu? Non lo so, non si sa ancora. Se non sono bisogno di accetto che sono bisogno di what the fuck? Chi mi ha preso? Hola, sei un centro Pokémon. Chiedi un consiglio. Devi andare a scuola. Ah, ti dice come andare avanti, ok. Regista compleanno. Mese ottobre giorno 5 sì ora che ho visto il compleanno gasiamo qui c'è un allenatore che ho skippato roba sarà non penso dubito fortemente però andiamo avanti Latia. Plata, plata, plomo, plomo. Oh, però c'è gente che cammina così tranquillamente. Non è male. Guarda come si muovono! Oddio! Guarda quello! Guarda quello! Swag camminata! Scattosissimo. Scatto palese quella cosa lì. Scusa, dov'è che devo andare? Qua. Ah, prendiamo questo intanto. Antiparalisi. Qui? Sì. Non posso neanche entrare nelle case. Da quando? What? Ok. Dov'è la scuola? Vabbè, io sono qua. Devo andare? Mi faccio andare? Plato, Mesapo devo andare, qua devo andare. Come le case non sono esplorabili, ma cosa vuol dire? Boh, questa mi sembra una minchiata incredibile, eh? Le case non sono esplorabili, però... Va bene. Se non lo scuola, vai, fatti copare. H.
pusto l'acqua. Botta. Quando è che posso salire sull'amico? Bella MGT. Esattamente quando è che posso salire sull'amico? Canta voce. Non ho già quattro ossa. Ok, a quanto pare no. Grazie per i soldini. Cosa è questo? No, l'ho già preso. Non so cosa sia, però l'ho già preso. Qui ci sono allenatori, oltre a quello che ho appena occupato. Lì c'è quello che ho occupato. Lì c'è subito la città. Oh. Non mi sembra ci sia altro. Magari gente. Chiedo, eh. Lì c'è qualcuno. Oddio, un obbio che vola. Caramella Esper Spirit. Cos'è la roba? Ah, ce n'è uno. Eccoci. Perché si dilata come se avesse un paletto nel culetto? Agitazione dei rupini. Aia. Mario Corriere ti ha consegnato la vittoria. Poche del suo aggiornato. Tutto aggiornato. Andiamo avanti. La roba sembra un autogrill, la roba è grill. Non so proprio qui la roba è grill, mi sa. Ho preferito io direi Mimikyu. A lui vuoi giocare? Sembra pieno di soldi qua. Questo qui sembra pieno di soldi, non so perché, ma sembra proprio pieno di soldi. La roba è rich. Entriamo. Mesopotamia. Ehi Marco Fiero. Ci sto di nuovo. Sono arrivati poi proprio fortissimo adesso. No, vero. Sono 100% sopra il livello, secondo me. 8. Che bella. 8 ti prego, non troppo alto. Tipo 14, così va. 8, perfetto. Sono giusto allora. Aia. 7. Tutto io però. Non è tutto io. Vuoi vincere? Minchia. È importante per gli NPC di dire che sei fiero. Giusto così.
Azione. Pistola quetta. Livello. Minchia, ma anche il tuo blocco. Ha un altro Pokémon. Un altro. Minchia. Siamo sotto di livello allora. È brutta, devo fare dei Pokémon selvatici. Paul. Al 9? Broma al 9. Ma? Terra elettro. Siamo fottuti. Per fortuna ho perso. Ho perso dall'amico. Non reggerò mai l'attacco. Era cristallizzato a 4 livelli di più. Perso la lotta. What the fuck. Perso la lotta. Ma questa lotta si poteva vincere? No. Forse è fatto apposta, non lo so. Lo so che ho perso. Perché fa buon figlio su tutti. Cioè se il livello. Oddio, c'è un gregge però. Non voglio perdere. Sì, col gattino si vince. Però abbiamo gattini. Ma poi lì mi fa conoscere di nuovo e muoio, ma porca puttana. Mi farà sicuramente un one hit che io. Waxley. Boh. Aia. Esplodo. Ho perso. Perso. Però si va avanti. Mi sa che è normale perdere. Non so, mi sembra normale perché magari non c'è il Pokémon elettrico. Non so se. Oh, io non so. Non so perché aveva la terra cristallizzazione, no? Aveva la terra cristallizzazione, amico. Oltre a quello. Io, avendo Pokémon acqua, Pokémon fuoco con poi quello elettro. Non so se io ho quello erba, se c'è sempre quello elettro o qualcosa. Boh. Solo che mi ha fatto il culetto. Bella però la città. Abbiamo preso le palline, cioè da un NPC, non ci credo. Bellissima sta roba, mi ricorda tipo la città grande, non di Sword. Ah sì, anche di Sword and Shield in realtà, tipo un misto tra quella di Sword and Shield e quella di, non di Unima, mi sa di
Mi sa di Horus. Mi sa di Horus, sì. C'era la parte in mezzo, quella lì dove c'era tutta la galleria, che era così più o meno. Hai voglia di dare un'occhiata a cose particolari? Il salone di bellezza. E quindi mi dai la istruzione, dai dai. Boh. Non so se era fatto apposta per farla perdere quella partita, non ho idea. Spero di no. Cioè spero di sì, così almeno ho preso le palline. Quando è che posso usare il mio cavallino? Esattamente. Chiedo. Perché qua in realtà sta andando un attimo più fluido adesso, cioè non è lento adesso. Però boh, voglio usare il mio cavallino. Ma non mi fa entrare com'è? No, ma che cazzo di minchiata hanno fatto? Cosa vuol dire tovaglia lilla? Perché dovrei comprare una tovaglia lilla? What the fuck? Borraccia lighe. Borraccia inox cara però. Prendiamo. Pago in dollari? Magari non era pensato per farti perdere ma dovevi livellare oltre a naturale. Possibile. Non lo so. C'è Pokémon Center. E da qua posso chiamarlo. Posso chiamarlo anche di qua. Incredibile. Ma comunque sì, non conoscendo la cosa è impossibile vincere secondo me. Se un Pokémon. Posso lanciare di più una Pokémon. Scusa, può entrare diretto pure. Boh. Questo non si sa, devo andare davanti alla scuola che non so dove sia in realtà, forse è sopra, scuola immagino sia sopra. Oh, guardalo che swag. Ma quanto grande è sta roba? Dov'è la scuola? Sarà quella sopra paese. Di là ci sarà l'entrata, non c'è le scale. Andiamo a terra scalese. Posso buttare? No. Oh, che palle, ma quanto cazzo è grande sta roba? Cioè, per andare là devo fare un giro incredibile. Comunque è strana sta cosa che non puoi entrare da nessuna parte. Secondo me c'era qualche bug. Ha preso la copia digitale, secondo me c'era qualche bug, no? E quindi per evitare di sminchiare tutto hanno detto boh, non facciamo entrare nessuna parte. Poi quando sono andato nel negozio non mi ha fatto entrare praticamente. Che strano come cosa. Posso? Lo sapevi? Sì, non ci sta. Cos'è sta roba? Dai, intanto tu e Team Star. Lui non vuole entrare. Non vuole entrare Team Star, mi dispiace. 2 contro 2. Palese 2 contro 2, dai. Dagli una lezione, adesso che sono i Pokémon al 20 e prendo le palline, non gaso.
seduto. Interessante. Comunque strano che non posso scegliere la mossa con lo stesso Joy-Con, cioè devo usare quello a sinistra. Non c'è scritto il livello. No, c'è il livello 8. Perché non sono più veloci di me esattamente? Cioè, per quale motivo sono tutti più veloci di me? Non gasa sta roba. Forse devo depositare gli altri se non fatti come selvatici. Forse mi conviene perché sennò non livello un cazzo. Avendo tre Pokémon. Attacco d'ala. Allora premo di grappa Iai. Non so quale sia. La premo. Sì, Quax attacca sempre per ultimo, quindi immagino sia tipo lento in culo. Ma chi è questa matricola? Sai che se devi lottare devi chiedere a me, è incredibile. Segreto ultra iper segreto. Terapia Terra sfera. Ah, quindi bisogna arrivare fino a qua, ragazzi, se volete giocare in competitivo, mi sa. Questo è il punto in cui dovete arrivare. Questo è l'esatto punto. Esattamente come prima ti serviva il coso per la Dynamax. Ti serviva il coso della mega evoluzione. Questo è il punto segreto. Interessante. Ora se te ne cristallizzo due strade. Utilizzo su un pozzo in modo buono, ti auguro una buona run. C'è ragione, però io ho disco di copaggio. Io disco di tutto il copaggio anche perché sono qui a giocare da. Cioè, sono qui a giocare da circa un'ora e mezza. E sto già escludendo, cioè, ma cosa vuol dire sta roba? Cosa vuol dire? Ok che ho dormito poco, però comunque è incredibile. Comunque abbastanza incredibile. Cioè, sto gioco poi mi sembra lentissimo. Dopo aver giocato l'Aeromon Kai in questi giorni, mi sembra troppo lento sta roba. Comunque è bellissimo. Lampadario in testa, no, lampadario in testa è brutto, però è bello la terra cristallizzazione. Non è male. Quella cosa che svicchia. Molto forte. Non lo so se Johnny darà già il Pokémon competitivo a Nastol. Forse sì. Cioè, non penso sia difficile, dato che comunque sempre switch questa roba qua. Ma questo possessivo compulsivo che devono fare una stella prima di ogni lotta. Quando ho preso le medicine. Assolutamente no. È perché è il team stella e quindi fanno stelle incredibili. Cioè sì, parecchio si ha bisogno, sì, va bene. Io sarei anche per depositare gli altri Pokémon che mi sembrano scarsi. Così livello più velocemente quell'amico. Mi sembra, perché sennò perdo l'esperienza, no? Dov'è che si deposita? Ah, di là ci sono due Pokémon. Dice la mappa. Ma non si può entrare, ma che cazzo vuol dire? Perché gioco Pokémon è in cui non puoi entrare nei posti? Adesso, che gioco Pokémon è? Non lo so. Ma se dai tutti in quel modo penso che la tolga comunque qualcuno? Immagino, non lo so. Cioè, di certo funzionava così il condivido di esperienza. Com'è che si cambia?
Questo è il PC. Qual è il PC? Come si cambia di poco? What the fuck? Il giallo? No. Non so dove depositare i popolo. Forse qua. No, forse è la macchina del MT. Non ho idea. Ah no, aspetta, non è che c'avevo tipo... No. Box. Lol. Ecco fatto. Eccoci. Magari le chunk lo teniamo, che... Non lo teniamo le chunk, fa schifo, fa il culo le chunk. Troppo intelligente. Ma sì, ma sicuramente prenderò più esperienza così, immagino. Poi comunque gli altri amici sono inutili. Continuiamo nella storia incredibile. Devo andare... l'accademia. Il bello è che mi sa che tipo siamo ancora iniziissimo del gioco, ma tanto inizio. Non gaso tanto, siamo tipo a tanto inizio del gioco. Oh! Non mi vanno attraverso, però taglio di brutto. Perché... Vabbè. Esperimenti che ti interessa di più di quelli che conosci in questa agenda, dici di Pokémon normali, in realtà non lo so. Beh sì, hai Pokémon al 9 se inizio gioco praticamente. Quello sì. La cosa incredibile è che ci ho messo un'ora e mezza. Quello è un po' incredibile. Allora, rifare Pokémon al 10. Eccoci. Ma qua bisogna scegliere tipo come andare. C'è Titan, ci sta. Titan ci sta, esattamente, però non lo so. Non lo so. Cazzo infinito, sì, cazzo infinito, vai. E dove si va adesso? Per bacco dove? Piazza l'ha fatto, non siamo nella prima A. E poi c'è il cinese, ballerina con i piedi e ombretto best concept. Scuola incredibile. Ci sono io super sbaglio che entro così. Ci andrebbe di presentarti alla classe. Piacere, io sono Marco Fiero. Abbo simpatico, cazzo. Quali sono i per il futuro? Come le cose. Ovviamente diventare un attore fortissimo, what the fuck? Questo è un mondo parallelo, catturato Zekrom o Reshiram. Palese. Oddio, quanto ha laggato.
Ora posso esplorare l'Accademia del Reggimento. Ora puoi fare matematica, biologia, lezioni di lotta, what? E uno. Ciao professore. Ma che cazzo è questo gioco? Ministro scolastico. Terra mangiese. Quindi masticare bene, what the fuck? Ma è un buffet. Ah, ma questo è il milione. Ho fatto prima. Non ti vedo più così eccitato? Ah, io sono occupatissimo. Sono completamente occupato, cioè. Perso la voce dopo un'ora e mezza. E sono le 1.36. Sono le 1.36. Io ho già sonno, cioè, ma com'è possibile che io all'1.36 ho già sonno? Non si può, non si può. Filotto. Filotto. Forse per cominciare sta roba mi conveniva assolutamente cominciare di mattina, magari quando ero così tranquillo. Però oltre a questo, oltre a tutte queste robe, un'altra cosa incredibile è che sto gioco è lento, cioè dopo aver giocato a Iron Man Card sta roba è tipo la roba più lenta che abbia mai giocato, e probabilmente non è così. Sentiero leggendario. Grazie, però io voglio fare il sentiero delle palestre incredibili. Quindi se intanto ciao. Che si muove così sto coso? Ho creato il tuo telefono per chiamarti, è incredibile. Tanto trovo utente, pubblicità, ok, con Starfy. Cassiopea. Ok. Perché vuole coprire? Certo, ovviamente, certo. Accetto uno che mi ha creato il telefono per chiamarmi. Qui c'è campione, se che vuole essere che devono constatare la botta in faccia. E adesso posso andare da qualche altra parte. Oddio, cos'è sta roba? Ciao professori, proviamo. Andiamo a vedere cosa c'è là. Oddio, che cos'è quello lì in testa? Quanto sotto aiuto, campionessa Levi. Se accettate di occuparti della cosa al posto mio. Nessun problema, anzi non ho. C'è ragione, però il fatto è, ci sta staccare, però staccare dopo 1 ora e 40 è incredibile. Secondo me. A questo punto è impossibile finire tutta sta roba, cioè letteralmente impossibile. Soprattutto cominciando già da stanco. Però staccare dopo 1 ora e 40 è la cosa più incredibile che abbia mai visto. Dire finisco tutto ragazzi, finisco tutto! E poi staccare dopo 1 ora e 40 è la cosa più incredibile che può succedere. Bene, sì, dai, per favore. Copiamo. Non so cosa stai dicendo, però va bene. Sono convinto che se facessi insieme a te potrei diventare ancora più forte. Sì, va bene. Ora il gioco cambia marcia.
Queste sono le palestre. Ok. Il cammino dei campioni, che è quello che faremo noi. E ci sono altri cammini? Din don dan don. Si pega a matica con fuori di carcere di presidenza. Hell no. Già? Giacopaggio? Giacopaggio è incredibile. Presidenza? Giacopaggio è la cosa più incredibile che abbia mai visto. Grazie per essere venuto. No, ma infatti mi sa che il piano segreto, a meno che adesso io non mi svegli incredibilmente e non sia più stanco per le prossime 25 ore, il piano incredibile sarà passare questa parte iniziale del gioco, poi andare a nanna e domani fare il video. Ho fallito. Domani fare il video ho fallito, è incredibile. Che puttana. Cos'è questo qua? Che è questo chat incredibile? Non è studente del nostro studio. Non è un silente professore Pokémon. Boom! Ma hai contato un singolare Pokémon, si chiama Miragno, è corretto, sì. Perché vuoi il mio aiuto? Adesso posso salire sopra l'amico. Voglio vedere com'è salire sopra l'amico, però. Ok, sulla roba questo uso Tony Stark come cover nella sua Iron Tuta. Mi ha dato le mostre pulite e posso potere convertivo. Posso assumere la forma come creatura utilizzata nel momento, ma ho bisogno di tempo per recuperare energie. Ok, prendo il mio numero. Non è che posso salire sull'amico. Non ho ben capito cosa voleva fare, però va bene, ci sta. Gua gua. Provenga dall'area zero? Questo non si sa. Caso mi sembra che il professore gli abbia insegnato un incarico alquanto importante. Se ricordi che l'Accademia sarà sempre disposta a darlo in qualsiasi modo. Spero che si divertirà qui da noi insieme al suo nuovo compagno Mirai. Beh, ma adesso posso cavalcare anche. Non qua, però. Oddio, cos'è? Non so che papà. Sempre lei, sempre lei. Ho anche la stanzetta personale. Ma in casa è brutto se gioco. Non è un gioco Pokémon. Tada! Questo è il tuo nuovo quartier generale. Domani che è pieno di lotte. Brom. Vai, dormiamo, ricarichiamoci. Tengo un pezzo dei Sims con le lotte fra galli, è incredibile. Oh, guarda! Guarda che animazione! Zero lag. Animazione bellissima. Quindi in 1 ora e 45 siamo arrivati all'inizio. Ora immagino che dovrò scegliere che percorso scegliere, che percorso formativo scegliere. Attività extracurriculare. Andiamo. Don dan don din.
Ma lei entra così tranquillamente. What the fuck? E poi... Ovviamente non vedo l'ora, adesso andiamo subito al campo sportivo. Dove vuoi andare? Campo sportivo. Perché il tubo è non Twitch? Perché praticamente volevo provare a fare la challenge incredibile, che penso sia meglio fare su YouTube, in quanto il VOD rimane vivo anche dopo aver streamato. Il problema mi sa che abbiamo completamente fallito proprio il gioco per pescarci di sempre. Il tema del vostro viaggio, sì, perfetto. Il tema del vostro viaggio, compito, in cerca del vostro tesoro personale, bellissimo. Però io voglio correre con l'amico. Quello arriviamo normale, giusto? No, mi sembra arriviamo normale in ogni caso. La creatura sconfinata di Paldea, scoprire le ricchezze della sua cultura, incontrare ma comunque l'abitano. Ok? E poi? Le persone che la popolano. Ecco normale. Però era in Ultra HD 4K. Camminerete con loro, imparerete con loro, cagherete con loro, ho cagato a cosa di marra. Va bene. Spero che si venga a crescere, assolutamente. Ultra HD 4K, poi ha pulito un bel di una pera. Ma no, il Pokémon aveva i suoi dettagli. C'è quella roba che ci fa? Perché cazzo è quel coso? Cosa cazzo era un coso? Mi ricordo che la pagina potrebbe essere di pericolosa in cambio sicuramente evitato. Andiamo. Appunto, ovviamente andiamo. Posso usare Miraidon, ti prego, per favore. Posso usare... Perché non posso usarlo? Ma per quale motivo? Dai. Ma non è... Marco Fiero. Scusami. Come si vede, come ti spiego cosa sta facendo. Il cerchio tesori è in pratica l'evento principale dell'Accademia del Bubba, e sebbene si chiami così, in realtà non c'entra proprio niente con i tesori veri e propri. Appunto, viaggiare in lungo e in largo per Paldea faceva tanta esperienza. Wow. Quando è che finisce la parte iniziale? Queste sono le occasioni per farci qualche bella lotta, quindi per me è il massimo. Certo, se ci becchiamo, lottiamo, certo. Posso anche postare le smartphone, le cose. Wow. Gioco sporco. Altro che palestra, noi due andiamo a scopare tra i miei Pokémon dominanti, te con me. Ah, ma quindi qua loro litigano per dire... ovviamente decidiamo l'amico che viene copato o la tipa di incredibile. Questo il viale da conversione, quindi ci sono tre cose incredibili, o palestre o viale da conversione delle stelle o quell'altro.
Ma poi cosa succede se tipo uno finisce una cosa e non le altre? Non finisce il gioco, mi sa. Oh, è strano sta cosa, cioè mi sembra che giochi poco non hanno opzioni. Mi vuol dire se no. Ci abbiamo già chi decidere comunque. Posso salire sul amico adesso? Fammi salire. Oh! Per non salire più per salire di coppa. Non salire più in coppa per saltare gli ostacoli per una mente. Ok. Come si muove? Se si muove bene ragazzi io continuo proprio di brutto. Ok. Cheating. Fatemi provare com'è. Ok, lei va a fare le palestre, quell'altro va a scovare le cose, io vado a farmi un giro con lui, vediamo. Oh, è bellissimo! Vuol dire che vuoi finire senza mai staccare? Quello era il piano originale, però... impossibile vincere, mi sa. È bellissimo comunque questo coso. Non era male. Non è male, quel sorcio giallo, che colle. Guarda! Tanto bello! Tanto bello, eh. Cioè, spacca secondo me. Meno male con quello che hanno fatto la cavalcata. Ok, con questo coso qua ragazzi vale tutti i soldi del giochino. Tutti i soldi del giochino vale sto coso qua. Magari non col salto, però, cioè, guarda quanto è figo. Guardate quanto swag sei questo. Quanto swag sei questo. È tipo avere la moto a 14-15 anni, avere questo bagaglio qua. Quanto flexa? Quanto flexa? Il gioco mi è sembrato molto lento, devo dire che ultimamente ho sempre giocato con l'emulatore perché ho giocato a Remon Kaizo. Quindi per adesso mi è sembrato molto lento. Oltre a quello, strano nel senso che tutte queste opzioni, di tutte queste robe che puoi fare solitamente non esistono nei giochi Pokémon. E qui sì, a quanto pare. Però gasa, cioè mi sembra onesto, assolutamente. Quindi cosa che dobbiamo fare? Dobbiamo andare dall'amico. L'Accademia dell'Uva. Posso già volare, what? Dobbiamo adesso per decidere che percorso voglio fare. Posso fare... Vuol dire dai, vedi già se vuoi fare gli stessi soldi su, ma poi come si vede per molto. Ecco. Devo tipo chiamare qualcuno per dirgli bro vado di qua oppure no? Vediamo qua. Il volo taxi. Però manca il volo taxi. Perché mi muovo così? Però manca anche il volo taxi. Come si diceva? Volo taxi qua. Volo taxi qua.
Vediamo come funziona. Se mi sposto lì e basta fa schifo. Che merda. Che merda. Che merda lol. Porca puttana, dai, ma perché? Perché così? Fatemi andare sotto il mio amico. Cioè no. Così, così è tanto meglio, cioè proprio. Passare questo coso è incredibile. Cioè, guarda quanto sei figo se passi così. No. Infatti guarda, non puoi entrare nelle cose, cioè non puoi vedere niente. Questa cosa fa schifo però, vabbè. I cazzi. Cioè il fatto che non puoi entrare nei negozi, non puoi entrare nelle case, non puoi entrare nessuna parte. Guarda! Guarda qua! Cioè questo non lo puoi fare. Quindi il gioco Pokémon. A meno che non hai lui. Che ora muore. Dai. Dai, fammi passare. Fammi passare, bro. Però se faccio. Se mi chiudiamo ogni tanto penso che abbiamo chiuso adesso. Se passo il prodotto, bisogna passare il prodotto, sono sicuro che riuscire a batterlo. Ah, quindi posso dire che presto voglio fare così a caso. What? Ok, gioco strano. Gioco molto strano. Adesso gioco molto strano. Cazzo, ma che challenge incredibili si possono fare in questo gioco allora? Cioè se puoi decidere te quello che vuoi fare. E tutte queste robe qua. Puoi fare challenge incredibili, cazzo. Ma qui c'era appena passato, perché sono... Oh. Quante medaglie hai già? Ho una brutta notizia per te, bro. Praticamente, abbiamo appena cominciato. Cioè appena cominciato, in realtà siamo qui da circa 2 ore a giocare. Pessima notizia. Pessima notizia, gaggio. L'allenatore è qua a che livello. Ma poi non ho capito sta roba, cioè non si capisce niente più che altro perché. Cioè io ok ho i miei Pokémon. Ma adesso io come faccio a sapere se sono overlivellato, sottolivellato, giusto? Perché se adesso io entro qua e ce ne Pokémon 40, le prendo e basta. Cosa vuol dire questa cosa? Messaggio la più grande medaglia quello che gli è scomparso. Aspetta che cristallizziamo e facciamo un piccolo acqua. Eccoci. La più grande medaglia al cuore, ma non lo so di parlare. Minghia, brutto colpo. Giusto l'acqua. C'era cristallizzato, dai. Che merda. Non ha fatto molto danno. Cripto di nuovo. Non ho fatto sculi. Ora si livella a facoltà. Doppio crit stab su Drift. Tra l'altro a Drift mi hanno dato il slash adesso e avrà pure uno stab volante decente, non girerà più con air rasoio. C'è un motivo per il quale Paperino è al tipo acqua? Penso che il motivo principale è perché è al tipo acqua, poi il suo tipo acqua, quindi il tipo il danno acqua all'inizio, poi magari lo puoi cambiare, non lo so. Non c'è l'idea. Lo togli lì? Cioè io devo saltare. Immagina saltare la gente così.
Manco fosse Cristiano Ronaldo. Sapete cosa sarebbe bellissimo? Oh, si può spuntare! Oddio, ma non lo sapevo! Dico, ma se si può spuntare, cazzo! Oddio! È il gioco migliore del mondo! Devo pure spuntare! No, sta cosa è troppo bella! Avere l'amico qua con cui ti puoi muovere è la cosa migliore! Cioè, guardatelo! Guardatelo, Gazzo! Pokémon random non altera tipo, non ho capito, non lo so, secondo me sì. Se ne cattura uno random in teoria dovrebbe avere altera tipo, no? Non ho idea, penso sia così. Grazie per i consigli, bro. La terasfera si è scaricata. Cosa vuol dire? Dai, togliti. Ma comunque, leggere questo coso è bellissimo. Fino a quando non sbacco il coso, il gioco fa schifo. No, niente. È un po' schifo, però non è male. Non è male avere il suo bagaglio qua. Caricarsi un po' come sono per terra. Minchia. E questo la vuoi buttare? Ma quanta roba c'aveva? Vai, salta. Cagnolino. Salta. Salta! Salta! Dai! Quanto sei scarso! What the fuck? Fuga! Paura io! Ma che butto? No, lo butto sotto così e muore tipo. Esce fuori tutto il sangue della pecorella. No, ok. Bocca arancia. GTA era meglio. Intanto GTA 5 è uscito... Com'è che è uscito? 2013. E non è che è uscito GTA 6. Vai. Beh, siamo arrivati qua, però perché volevo andare qua? Oddio, cos'è quello? È un po' come un terra cristallizzato, mi sa. Vediamo cos'è e andiamo via. Che cazzo è? Che cazzo è quella cosa? Facciamo un raid Pokémon. Proviamo a vedere com'è. Cioè, voglio vedere cos'è sta roba. Non so come si fanno i raid in realtà, però andiamo lo stesso. Assaggiamo lo stesso. Perché ha laggato questo video? Ah, ma è drippy. Mi drago tutto. No? È drippy, no, quello? No, è Nimble. Che cazzo è Nimble adesso? Oh. Nimble non me l'aspettavo. Mi sguardo lo attacca tutti. No, solamente me. Ma gli altri fanno qualcosa.
strano. Che cazzo è un lungo? Che faccio? Colpo in piedi 2, pistolato, ciao. E invece, no, a quanto pare non è Dark Bug. Non so che tipo sia, però penso Drago, perché quell'altra è efficace, questo gli ha fatto un po' di danni, attacco d'ora morto. Ciao. Non è super efficace, attacco d'ora, quindi non è Bug. A me sembra Drago, visto così. Poi non lo so. Cattura? Terra diverso dal tipo normale perché è un raid. Ah, quindi era già terra cristallizzato l'amico. Boh, non lo so. Non lo so. Nimble però è stato catturato. Tutta sta roba è andato. Però effettivamente così sembra un po' bug. Ah sì, sì, quello lo so. Non mi ero accorto che fosse terra cristallizzato, amico. Interessante. Inizialmente interessante. Direi che si è fatto un certo, ragazzi. Challenge fallita, ovviamente. Challenge fallita. Challenge fallita. È impossibile finire questo gioco. Cioè, finire questo gioco a meno che tu non ti metti lì a fare la speedrun. In una volta secondo me è impossibile, però ci abbiamo provato, magari domani più freschi magari ce la facciamo, però abbiamo fallito, onesto abbiamo fallito, purtroppo non ce l'abbiamo fatta, e da cominciare a mezzanotte con poche ore di sonno era quasi impossibile, siamo arrivati bene a zero palestre, non è male ragazzi, non è male, ci abbiamo provato, l'importante è provarci, l'importante è sempre provarci, quindi niente, grazie per aver seguito ragazzi, grazie per aver seguito e ci vediamo domani. Ci vediamo domani e torniamo su twitch.tv.tv.tv.tv. Bella.